vediamo. Ma
Nicosimo, assente. Nisi Donato, presente. Bene, buonasera a tutti. Primo punto all'ordine del giorno, surroga del consigliere comunale di Mossionario La Tagliata Vincenzo, nota protocollo 7191 del 6/11/2019. Quindi prendiamo atto questa sera, a seguito delle dimissioni del consigliere La Tagliata, la prima dei non eletti è Angela Calviello. Quindi dobbiamo votare questo punto all'ordine del giorno. Qualcosa? Vuoi dire qualcosa? Beh, sicuramente di ringraziare Enzo per il lavoro svolto fin qui. Quindi ne accogliamo con benevolenza la dottoressa Calviello in consiglio comunale, nel nostro gruppo consigliare. Votiamo. 10 favorevoli, unanimità. Si vota per l'immediata esecutività. Come sopra. Perfetto, quindi... Prego, Angela. Secondo punto, comunicazioni del sindaco. In riferimento a quanto più volte io, ma diciamo che tutti quanti hanno potuto modo di vedere il modello di questo consiglio comunale, abbiamo sempre detto che è un modello da esportare per altri comuni. Quindi permettetemi di rendere omaggio a Enzo La Tagliata per aver contribuito in questi anni a mantenere un atteggiamento e un comportamento consono alle sue funzioni di capogruppo e di consigliere comunale. Certo, ci sono stati alcuni momenti vivaci, ma la vivacità è dovuta al dibattito, diciamo, nel valutare alcuni argomenti. È chiaro che la maggioranza e l'opposizione, no? Guai se non ci fossero, altrimenti sarebbe un'unica lista. Ma non posso non dare merito però che tutto è stato svolto sempre con garbo e tanta buona educazione. Ed è per questo motivo che io desidero esprimere a Enzo il mio personale augurio e insieme a me quello di tutto il Consiglio Comunale, affinché egli possa esprimere le sue competenze e la sua professionalità per il bene comune. Con lo stesso spirito, nel dare il bentornato ad Angela, oramai non è che sei veterana pure tu, auspico che si possa continuare in un dibattito democratico all'insegna della buona politica, non perdendo di vista l'unico e vero interesse, e cioè quello di lavorare per il bene dei nostri cittadini e di rendere Faggiano sempre più bello e accogliente. Quindi questo è l'auspicio che faccio a nome mio, ma credo di farlo a nome dell'intero Consiglio Comunale. Io Enzo lo posso dire e gridare, l'ho telefonato perché voglio dire capogruppo, tanti anni insieme, abbiamo qualche volta anche alzato leggermente il tono della voce, ma questa cosa ci sta. Però questo è un consiglio comunale che non ha mai visto, come accade non solo nei consigli comunali ma anche in altri posti, il lancio di fogli, di carte. Quindi credo che siamo persone talmente per bene che possiamo continuare a lavorare in questo modo. Naturalmente da parte nostra, ho già avuto modo di dirglielo ad Angela, c'è la massima disponibilità, la massima apertura, tutti i documenti sono a disposizione, le fotocopie, cioè non abbiamo nulla da nascondere, pertanto lavoriamo, non appena poi vediamo le commissioni, andiamo avanti senza nessun problema. Cioè, intanto ringrazio anche io Enzo e credo che continuerò sulla sua stessa linea. Anzi, io voglio ringraziare anche sentitamente il gruppo Impegno Sociale e tutti i miei colleghi consiglieri Airo e Nisi che mi hanno creduto in me, supportato e voluto il mio rientro. Sono onorata e la nostra opposizione continuerà a essere un'opposizione reale, costruttiva e soprattutto propositiva, come lo è stato sino ad oggi, nell'esclusivo interesse, appunto, come lei ha detto precedentemente, di tutti i cittadini di Faggiano. Per questo colgo l'occasione di augurare a me stessa e a tutti quanti un buon lavoro. Beh.
dammi del tu, non lei. Sì, mi sono disabituata, dai. Se vogliamo così bruciare le tappe, sì. Diciamo, se è possibile conoscere il capogruppo e se dobbiamo mantenere in piedi tutto ciò che aveva Enzo nelle commissioni, così già stasera lo mettiamo a verbale, così sì. Possiamo evitare di... Allora, siamo pronti anche per questo. Il gruppo ha definito nella mia persona il ruolo di capogruppo. E anche quindi di tutte le commissioni le deleghe, che sì. Faceva parte Enzo, quindi possiamo modificare. Sì, le commissioni così come erano. Va bene. Terzo punto all'ordine del giorno, approvazione verbali seduti precedenti. Avete avuto modo di leggerli? Votiamo. Tutti favorevoli? Immediata esecutività. Quarto punto all'ordine del giorno, piano diritto allo studio, anno 2019-2020, Piero. Buonasera a tutti, tutti presenti, saluto Angela, buonasera Angela e le auguro buon lavoro, ovviamente mi associo alle belle parole del sindaco e quindi buona collaborazione insomma con tutti quanti. Piano per il diritto allo studio è un atto dovuto che ci permetterà ovviamente, necessario per avere accesso ai fondi, ai contributi regionali che saranno previsti poi nella bilancio di previsione 2020 appunto dalla regione. Sostanzialmente c'è qualche flessione in negativo, siamo scesi come contribuzione quasi a più o meno 2.000 euro in meno, è aumentato il ticket a persona, a bambino insomma per la mensa, anziché 0,40, 0,45, è diminuito il contributo generale per quanto riguarda il servizio mensa da 7.000 e 400 euro dall'anno scorso a 5.979 di quest'anno, come pure il trasporto è rimasto uguale e la contribuzione per i servizi vari. Per il resto non ci sono novità sostanziali. Ecco. Va bene, questo è un atto dovuto, quindi non c'è nulla sì. Di... L'unica differenza è che sembra che la Regione quest'anno ci abbia dato forse qualcosina in più. Sì, per quanto sì. Riguarda il ticket mensa, da 0,40 sì, a 0,45, però ci ha tolto qualcosa nel complessivo, insomma, però siamo sempre là, insomma. E aspettando poi la rendicontazione ovviamente di febbraio. Va bene. Ok, grazie. Quindi, grazie. L'unanimità. Immediata esecutività. Sì. Punto numero 5 all'ordine del giorno, dichiarazione di notevole interesse storico delle aree identificate come Dosso Collinare. Piera. No, il 5. Angela, il 5 è il tuo punto? Ha sbagliato Daniele a mettere. Buonasera a tutti, anche io mi unisco alle congratulazioni e ai complimenti per Angela, sì, insomma di nuovo benvenuta tra noi per l'esperienza BIS, una collaborazione sempre proficua con voi. Faccio i miei migliori auguri anche a Enzo per il suo futuro professionale e personale. Allora, per quanto attiene il punto all'ordine del giorno, come sapete abbiamo fatto richiesta di acquisizione al patrimonio comunale dell'area Pinedata e del Dosso Collinare. E come ci siamo lasciati all'appuntamento scorso, ci eravamo detti che avevamo fatto richiesta alla Regione per avere un finanziamento pubblico per l'acquisizione dell'area, per il pagamento dell'area Pinedata, che sappiamo che siamo riusciti a spuntarla per un prezzo veramente simbolico,
data la portata e la dimensione, la vastità della dimensione dell'area pinitata del dosso collinare. Parallelamente abbiamo iscritto in bilancio anche l'acquisizione con fondi propri. Ci siamo lasciati aperti la doppia strada, sia il binario di un autofinanziamento sia quello di acquisire il finanziamento regionale. Al fine dell'acquisizione dei fondi regionali, propedeutica è necessaria la richiesta una dichiarazione da parte dell'ente preposto, dell'organo preposto, che in questo caso è il Consiglio Comunale, di una dichiarazione di notevole interesse storico e sociale dell'area addosso collinare, affinché vi sia la possibilità di ottenere questo finanziamento. Il Consiglio deve dichiarare che per noi, per Faggiano, per la nostra realtà, l'area pinetata ha sempre rappresentato, ha sempre avuto un valore storico, culturale, di interesse sociale, anche perché la portata, insomma, della zona è abbastanza elevata. Pertanto questo bene ha sempre per noi caratterizzato fortemente l'identità del nostro territorio, e con questa delibera di consiglio portiamo a conoscenza alla regione e dichiariamo questa zona di notevole interesse storico e sociale, al fine di ottenere eventualmente la richiesta di finanziamento che abbiamo già portato avanti, già avanzato. Con i microfoni. In merito a questo punto volevamo essere informati se è stato fatto l'adeguamento del PRG al piano paesaggistico regionale, perché dovrebbe essere propedeutico comunque a tale richiesta, anche se c'è una certa cultura, anche questo dovrebbe essere importante. E inoltre, poi, in base a questo, mi risulta che non è stata fatta nessuna commissione. Per questo noi vorremmo chiedere il ritiro del punto, se possibile, proprio per fare un po' tutti i passi per poi arrivare a chiedere questo finanziamento. Le commissioni non sono state, erano in previsione, non è stata convocata per, insomma, rispetto, visto che non sapevamo ancora come sarebbe andata. Non erano state formalizzate le dimissioni, una volta che poi sono arrivate ci siamo sentiti con il gruppo, anche il sindaco mi pare abbia convocato chi è deputato alla commissione ambiente e territorio, e si è ritenuto di rinviare la commissione. Sono tematiche che sono già state trattate nelle precedenti commissioni. Mi sembra di capire anche che la volontà era unisona per quanto riguarda la dichiarazione e l'intento di acquisire la pineta, anche perché l'ultima volta abbiamo votato all'unanimità. Certo è che questi sono treni da non perdere. Se tu ritieni di voler approfondire l'argomento, naturalmente possiamo, anche perché dobbiamo insediare la commissione ambiente e territorio. Però sì. Angela, scusami Piera, questo è nato 4 giorni fa, mm-hmm. è venuta un'equipe della regione al comune, a Faggiano, e si è discusso di questo, quindi non c'era né il tempo né sapevamo come chi convocare per quanto riguarda la commissione. Cioè, quindi alla fine si tratta solo di aggiungere come quello che spiegava Piera prima, niente di eccezionale, perché abbiamo chiesto un finanziamento che riguarda proprio culturalmente, diciamo, inserire la pineta in questo passaggio. Ecco, sì, è proprio questo qua, però il PTR è stato. Noi sì, abbiamo adeguato tutto al PPTR, c'è stato fatto noi rispettiamo il PPTR, noi rispettiamo perché il PPTR. A noi risulta che è stato fermo al 2016, che ancora non si sono... No, assolutamente no, noi rispettiamo il PPTR, il PPTR è venuto dopo, che poi più o meno rispecchia il PRG, non so, abbiamo già anche parlato in Consiglio Comunale, riguardava il PPTR, quando è intervenuto, che cosa è successo. Ha, diciamo, messo dei vincoli maggiori per quanto riguarda le masserie, i luoghi di culto, ma lo abbiamo adeguato, è tutto a posto. Però su questo possiamo aggiornare, però non possiamo, siccome i tempi stringono, fine anno, la regione, capite bene, deve poterci dare il finanziamento, entro il 31 di dicembre si chiude, quindi abbiamo fretta, ma ripeto, non abbiamo fatto la commissione proprio perché 4 giorni fa sono venute quelle della regione, altrimenti non c'è nessun problema assolutamente a fare le commissioni. C'è un atto
ti siamo obbligati a scrivere che quello, il dosso collinare, deve essere inserito come con questa voce. Questo è tutto, questo è quanto. Comunque in questo caso non votiamo contro, però ci asteniamo proprio perché ci mancano le informazioni. Però non appena istituiamo la commissione, Presidente, facciamo anche un bel ragionamento, così aggiorniamo tante cose. Non c'è nessun problema, assolutamente. D'accordo. Votiamo? Favorevoli? 8? Favorevoli 8. Contrari 3? Contrari nessuno. Astenuti 3? Immediata esecutività, come sopra. Vado. Impianto di digestione anaerobica con annesso compostaggio per il trattamento e recupero della forzo, localizzato nel comune di Pulsano, in località La Palata, dissenso dell'amministrazione alla realizzazione dell'impianto. Guardate, quando si parla di rifiuti, specialmente in questo periodo, credo che bisogna stare molto molto attenti e andarci con i piedi di piombo. Dico questo perché noi naturalmente non è che diciamo no a prescindere, attenzione, saremmo degli stupidi se noi non volessimo che si chiudesse il ciclo dei rifiuti, ma in questo caso voglio dire, noi dobbiamo, riteniamo che per quanto riguarda gli impianti di compostaggio, la Regione Puglia, ma soprattutto la provincia di Taranto, è ben fornita. Quindi perché c'è il problema dei rifiuti nella nostra provincia? Perché vengono da fuori. Quindi noi diciamo no al compostaggio a Pulsano, ma che venga fatto in posti dove servono. Quindi la Regione deve fare un quadro della situazione per vedere dove serve l'impianto di compostaggio, lo deve andare a fare. Ma non solo per questo. Noi abbiamo il nostro territorio che, come dicevo prima, non è l'impianto di compostaggio. Noi abbiamo l'Ilva, che conosciamo tutti quanti. Noi stiamo combattendo da anni la discarica Vergine, la discarica sulla Grattaglia San Marzano, la discarica di Statte. Quindi siamo un territorio martoriato di discariche. Quindi no, non possiamo dare il nostro consenso affinché avvenga quest'altro impianto nella nostra zona. Avremmo, malauguratamente, se si dovesse fare questo impianto, un transito di autotreni sulle nostre strade che già non le possiamo chiamare manco strade, no? Quindi significa già sono pericolose, avere ulteriori pericoli con questi camion che transiteranno. Parliamo di un impianto di 60.000 tonnellate, quindi parliamo di un qualcosa di grande. L'altra sera è venuto il sindaco di Pulsano nell'Unione di Comune a spiegare alcune cose. Lui a un certo momento ha detto pure che Leporano era d'accordo nel fare questo, ma quando si parlava di accordo si parlava di un impianto di 20.000 tonnellate al servizio dei comuni limitrofi, con un risparmio dei comuni. Oggi parliamo di 60.000 tonnellate, non è la stessa cosa. Nella zona persistono uliveti, vigneti di primitivo, voglio dire, noi non possiamo deturpare questo nostro bel patrimonio. Ma non solo questo, noi stiamo lavorando, come dicevamo prima, per quanto riguarda il dosso collinare, per fare un parco naturale, che significa turismo, che significa... No, non lo stiamo facendo per Faggiano, il dosso collinare sarà al servizio dell'intera provincia. Abbiamo il mare a due passi, quindi per tutti questi motivi noi riteniamo di dare il nostro dissenso a questo impianto. Lo ha già fatto San Giorgio e Leporano, come delibera di Consiglio Comunale, ma so che Lizzano, Grottaglie e tanti altri comuni non sono d'accordo, anche perché, ripeto, sono anni che combattiamo le discariche, quindi non possiamo dare, no? Ripeto, non è una cosa né contro il comune di Pulsano né contro il sindaco, ma è una cosa che noi riteniamo che siamo sufficientemente, pieni, abbiamo constatato che noi siamo bene, cioè, il nostro fabbisogno, no? È chiaro che se vengono poi da tutte le parti della regione, è chiaro che noi andiamo a riempirci. Quindi domani sera poi c'è pure un incontro a Pulsano, ci sarà il sindaco di Pascazio, che fa parte dell'Ager, anche là. L'Ager è nata per poter fare qualcosa, per dare una mano alla regione, però l'Ager, i sindaci non hanno nessun potere, quindi stiamo anche pensando di dire scusate, ma noi o diamo il nostro contributo, altrimenti ce ne usciamo, cioè l'Ager non ci interessa a noi. Cioè,
La Regione deve prendere di petto questa situazione e dire: l'impianto di compostaggio serve a Lecce, serve là, quindi trovate voi il posto, mi viene Lecce per dire un altro comune, dove serve. Noi oramai siamo pieni e il nostro ambiente credo che oramai abbiamo dato tanto e non vogliamo dare di più. Naturalmente questa delibera poi sarà inviata alla Regione, a Pulsano e a tutti gli altri comuni. Va bene, votiamo. Favorevoli? Sì. Se siamo d'accordo, i punti 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 e 16 li facciamo tutti una volta. Angela, siamo d'accordo a farli? La cosa che vi chiedo però, i punti che riguardano 11, 12, 13 e 14, i debiti della Polizia Locale, facciamo un'unica votazione, così Luca fa un'unica delibera, giusto per snellire il lavoro anche dell'ufficio. Quindi Piera fa un unico discorso su tutti i punti, poi votiamo, va bene? Vai Piera. Allora, apportiamo delle variazioni così come presentate dal responsabile del servizio finanziario, in quanto il 30 novembre è il termine ultimo per apportare delle variazioni al bilancio di previsione. E naturalmente, essendo a fine anno, sono le ultime variazioni che sono intervenute. Per quanto riguarda la spesa, sono veramente interventi di manutenzione piuttosto che di rimpinguo per le utenze elettriche di riscaldamento e dell'acquedotto, perché abbiamo insomma sistemato alcuni capitoli, e però abbiamo previsto anche una importante variazione per quanto riguarda il finanziamento che abbiamo ottenuto per la prosecuzione del rifacimento del manto stradale. Quindi, oltre a quelle somme che abbiamo già stanziato all'ultimo bilancio, l'ultimo consiglio mi pare quello di luglio, in cui stanziamo fondi propri per la continuazione, il proseguimento dei i lavori di rifacimento stradale, abbiamo ottenuto un altro finanziamento e proseguiremo ancora con il rifacimento di alcune vie che necessitano di manutenzione. Questo è per quanto riguarda le variazioni di bilancio. Poi ci sono due debiti degli affari generali per quanto riguarda i compensi, gli onorari agli avvocati, in cui sono sentenze in cui siamo vincitori, però dobbiamo rimpinguare il capitolo, dobbiamo soltanto pagare insomma l'avvocato. E invece quello della Polizia Locale sono invece legati al Fotored e all'Autovelox. Quindi accorpiamo quei punti tutti in due. Allora, noi, siccome sono atti puramente gestionali, il nostro voto è contrario. Votiamo punto per punto adesso. Sì, okay. Allora, punto numero 7, variazione di bilancio. Favorevoli? Piero. Sì, contrario. Sì, come sempre. Punto numero 8, variazione di bilancio sempre. 7, favorevoli. 7. 7, contrari. 3. 3. Per l'immediata esecutività. Come sopra. 7, 3. 9. Punto numero 9, abbiamo debiti fuori bilancio, provincia comune, controversia Fontana, provincia comune, sì. Affari generali, sì.
7. Sì. Contrari 3. Come sopra. Sempre debito per il bilancio, avvocato D'Abramo. 7. Contrari 3. Poi 11, 12, 13 e 14, votiamo un unico punto, facciamo fare un'unica delibera poi all'ufficio. 14, debito per il bilancio della polizia locale. Favorevoli 8. Favorevoli 8. Contrari 3. Come sopra, quindi manca il punto 15 e il 16, abbiamo già fatto. Sì, allora, 16. Il punto numero 15, lo scioglimento della convenzione, lo ritiriamo perché no, non è che ci ha ripensato. In poche parole, adesso Eugenia è titolare del comune di Manduria e sta venendo a scavalco da noi. Se adesso chiudiamo la convenzione con Maruggio, significa che lo mandiamo Maruggio senza segretario. Quindi, per puro atto di amicizia e spirito di collaborazione con l'altro sindaco, vediamo, appena si risolve meglio la questione, poi lo sciogliamo. Quindi noi avremo la dottoressa Mandurino, la dottoressa Mandurino il martedì mattina e il giovedì pomeriggio, a scavalco. Poi, una volta che Manduria, sapete, a maggio si voterà anche a Manduria, una volta che si sistema la situazione, poi vedremo come fare. Quindi ritiriamo questo punto. Siamo d'accordo tutti? D'accordissimo. Alfredo Longo e tutti favorevoli. Poi l'ultimo punto, punto numero 16, la variazione di bilancio che già Piera ha parlato prima. Favorevoli? 8. Contrari 3. Come sopra. Bene, io credo che per Natale dovremmo vederci. Io colgo l'occasione comunque per chiedere una stanza come da regolamento, perché non possiamo, cioè, leggere gli atti per le scale, cioè non è neanche giusto. Me lo ha detto già Armando l'altra sera, stiamo vedendo di poter dare una sistemazione all'ufficio servizi sociali e poi... Anche perché sapete lavorando. Che io leggo tutto, io amo leggere, pertanto leggo tutto. Angela, e non posso leggere, capisci, così. Non è questione, no, di non voler, non c'è nessun problema da parte nostra. Stiamo d'accordo, valutando alcune cose, vediamo quanto prima di potervi... In modo da di riuscire ad avere questa stanza. Adesso poi casomai ci sentiamo, così concordiamo le date per quanto riguarda le commissioni, in modo da, sì, da essere più comodo di mattina, di pomeriggio, di sera. Va bene? Sì, sì, sì. Bene, vi auguro una buona serata e grazie per la partecipazione. Grazie.